trasporti. Siamo partiti da zero. Abbiamo avuto a Napoli il fallimento del CTP, l'azienda della provincia di Napoli. Abbiamo dovuto noi assorbire nell'EA il CTP. L'ANM, l'azienda del Comune di Napoli, era sull'orlo del fallimento. Abbiamo impedito noi che arrivasse al fallimento. Non c'era un programma per acquistare un pullman, un treno, nulla di nulla, zero, 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 non c'era nulla, non è che c'erano gare impostate, zero. Abbiamo varato l'acquisto di 1000 autobus, stiamo rinnovando tutto, ne abbiamo consegnati già oltre 600, oltre 60 treni nuovi. Sull'ambiente stiamo completando un programma di bonifica delle discariche piene di 4 milioni e mezzo di tonnellate di ecoball. Stiamo eliminando la sanzione europea di 130.000 euro al giorno che pagavamo quando ci siamo insediati. Credo che quest'anno sarà eliminata perché abbiamo realizzato i nuovi impianti a Giugliano, abbiamo bonificato le discariche, l'ira di Dio, abbiamo finanziato per 200 milioni di euro gli impianti di compostaggio fra 1000 resistenze dei comuni, bonificato discariche a Caserta, a Salerno, a Napoli. Un lavoro massacrante.